Ciao, sono Michele e questo è NewsBuzz. Diamo uno sguardo alle storie di oggi. Almeno 14 persone hanno perso la vita in una colata di fango vicino a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Sono quasi 180 disperse nell'incidente, che è avvenuto dopo giorni di piogge torrenziali. I parenti delle vittime del volo MH370 si sono scontrati con la polizia fuori dall'ambasciata malese a Pechino. Sono infuriati con le autorità per come stanno venendo gestite le ricerche. Ieri la compagnia aerea ha inviato un SMS ai familiari delle vittime dicendo che l'aereo si è schiantato nell'Oceano Indiano. Ma modo migliore per comunicare la notizia no, eh? Questa settimana non c'è pace per gli Stati Uniti. 32 persone sono rimaste ferite quando un treno ha deragliato a Chicago. I passeggeri si sono ritrovati a mezz'aria su una scala mobile dopo che il treno è andato a schiantarsi contro la piattaforma di una stazione. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Le autorità stanno valutando se il deragliamento sia stato dovuto all'alta velocità. Voi che ne dite? E una casa a Bali è stata venduta per la cifra record di 600.000 fagioli magici, volevo dire bitcoins. Si tratta della compravendita più grande nella storia di questa valuta digitale. Per quelli che cadono dalle nuvole, i bitcoin sono una nuova moneta virtuale, il cui valore dipende solo da quanto il pollo di turno è disposto a pagarla. E anche martedì è andato, non dimenticate di dare uno sguardo al nostro sito dove potete trovare un sacco di altri video. Alla prossima!